Si è parlato, si è detto stamattina, si è detto di l'evidenza arriva dalle misure di prevenzione, cioè dai sequestri, questi sono fatti concreti, c'è un'evidenza che arriva da questo. All'interno di questo ambito io mi permetto di fare un ragionamento, poi ovviamente si accettano stroncature, anche sberle, però io ho notato una cosa, avviene che un patrimonio anche notevole venga tolto al prestanome, al preposto, al tizio, al soggetto, all'individuo, cioè che venga fatto un sequestro anche notevole e che però al di là del sequestro, penso al caso Nicastri per dirne una, insomma, il caso Nicastri è rappresentativo di un sequestro miliardario nel settore dell'energia, con un procedimento penale che non si è diciamo, concretizzato sul piano diciamo, del processo, ma c'è comunque il sequestro. Ma attorno a questo patrimonio ci sono delle responsabilità che, non essendoci stata poi un'indagine sul soggetto, non sono state approfondite. E le responsabilità nel caso dell'energia, oltre a essere quelle della filiera del cemento, oltre a essere quelle della guardiania, della proprietà dei terreni e di tutta una serie di interessi che comunque ci sono, sono quelle delle autorizzazioni. Cioè il valore di un parco comincia a vedersi sul piano dell'autorizzazione. Nel momento in cui esiste, questo parco già ha un valore. Questa autorizzazione, siccome non la dà mia nonna, cioè non è mia nonna che provvede ma diciamo c'è tutto un sistema che prevede l'avvio, l'autorizzazione, eccetera, eccetera. Quindi c'è una responsabilità, secondo me, cioè io lo dico ovviamente, mi assumo diciamo, la responsabilità di questo ragionamento, non ci può non essere una responsabilità di chi a questo signore che in questo momento diciamo, si sta difendendo, però gli è stato tolto il patrimonio, ha dato le autorizzazioni. In qualche modo questo ci è arrivato e non è l'unico, perché poi di fatti del genere ce ne sono diversi. Dove voglio andare a parare, mi direte? Ho con me Raffaele Cantone che diciamo, è magistrato di lunga esperienza, ha fatto una serie di cose molto interessanti, ora è all'autorità anticorruzione, cioè è stato nominato Presidente dell'autorità, che diciamo, è una, mi sembra di capire, ho provato ad approfondire, è ancora un soggetto, ancora tutto da costruire sostanzialmente nella sua capacità di intervento e di incidere. Però questo è un problema perché in questo caso non c'è alcuna evidenza di mafiosità del soggetto che si è, non c'è favoreggiamento, non so come dirlo. Cioè, chi ha dato l'autorizzazione probabilmente pensa addirittura ad avere la coscienza a posto. Io direi che forse non è così. Ma allora, come si fa con gli strumenti che abbiamo, con le norme che abbiamo, con la forza anche diciamo, sul piano delle misure di prevenzione e quindi dei sequestri che lo Stato si è dato, come si fa a intervenire e a intervenire in maniera efficiente ed efficace? Se n'è andata, fammi ragionare. Cercherò, Costantino, di essere io velocissimo nella risposta e di recuperare. Ovviamente però i temi posti sono moltissimi, anche perché da stamattina aleggia nella sala il vero tema, diciamo, del contatto, del rapporto che c'è fra criminalità organizzata e corruzione. Ne ha parlato il procuratore di Roma, che ovviamente adesso ha la possibilità di vedere a 360 gradi un mondo che è complessissimo, come quello gestito dal suo ufficio giudiziario. Ne ha parlato il procuratore nazionale antimafia, che ha detto una cosa fino a un certo punto provocatoria, ma secondo me interessantissima, cioè di indicare specificamente fra le finalità individuate del terzo comma del 416 bis anche la finalità di corruzione. È uno dei temi dei temi. Premesso, io non mi sono ancora insediato, per cui non si fanno i proclami prima di capire cosa si fa. Io cercherò di dire qualcosa tenendo presente quelli che sono le situazioni allo stato della legge che è stata approvata nel novembre del 2012, la legge 190, e che ad oggi è stata pochissimo applicata,
anzi è stata applicata nella parte peggiore, la parte penale, quella che ha creato un sacco di problemi. Diciamolo con chiarezza, la parte penale di quella legge fino a questo momento ha creato più problemi di quanto ne ha risolto. Basterebbe pensare ai problemi che ha creato nella divisione nella concussione, in concussione e in induzione. La sentenza delle sezioni unite che è stata depositata alcuni giorni fa, io sto provando a massimarla, è veramente un rompicapo perché non dà alcuna soluzione. Alla fine dice che cos'è la concussione, dice che cos'è l'induzione, però poi dice esistono le zone grigie nelle quali non c'è una distinzione, e la dice lunga su quello che significherà dal punto di vista concreto, perché sappiamo qual è la differenza. Ma la legge 190 del 2012 io credo che provava a operare finalmente in una logica diversa, cioè a dire l'attività di intervento sulla corruzione non può essere fatta dopo. Lo abbiamo detto da stamattina, i processi penali funzionano pochissimo su questi temi. Sappiamo benissimo che nel 90% dei casi si prescrivono, soprattutto quelle più rilevanti. Sappiamo benissimo quanto è difficile fare un processo per corruzione. Ovviamente su questo bisognerà intervenire legislativamente. Non è tollerabile avere le norme sulla prescrizione che abbiamo in materia di corruzione. È assolutamente necessario prevedere meccanismi di incentivazione per quanto riguarda il sistema delle denunce, ma questa è una cosa difficilissima da far passare dal punto di vista legislativo. La legge 190 secondo me aveva ed ha un buon apparato che attiene alla prevenzione della corruzione. Perché ha un buon apparato? Perché finalmente prova a investire su quello che dovrebbe essere l'organo attraverso il quale si deve lavorare sulla corruzione, che è la pubblica amministrazione. Diciamolo con chiarezza, la pubblica amministrazione non è solo quella dei funzionari corrotti che danno quelle autorizzazioni, la pubblica amministrazione ha anche tantissime energie positive. Quelle stesse energie positive che noi troviamo spessissimo, e chi ha fatto il mio lavoro sa, nei posti più incredibili ha trovato le energie positive e le persone coraggiose, a cui però spesso non viene data l'opportunità di fare la propria parte. Quella idea che c'è dietro la legge 190 era quella di provare a dire alla pubblica amministrazione migliore di fare il proprio dovere per prevenire all'interno degli uffici la corruzione. E ovviamente una serie di norme che vanno dalla previsione dei piani anticorruzione, alla previsione di obblighi di trasparenza, alla previsione di meccanismi di incompatibilità fra pubblico e privato, perché noi siamo l'unico Stato in cui si passa da assessore a componente di una ASL e poi direttamente a titolare di un'azienda che fino al giorno prima aveva avuto rapporti con la pubblica amministrazione. Meccanismi di incompatibilità che esistono in tutti gli Stati d'Europa. Queste norme nella legge 190 in gran parte ci sono. Quella parte della prevenzione che oggi si sta provando già a dire che è troppo burocratica, che tutto sommato i piani anticorruzione servono a poco perché non fanno altro che produrre carte. Io credo invece che sia il contrario, che si possa e si debba lavorare su questi meccanismi responsabilizzando e soprattutto controllando. Qual è il tentativo e quale dovrebbe essere il compito dell'autorità anticorruzione? In parte è previsto nella legge, in parte ovviamente bisognerà intervenire normativamente, ma consentire che effettivamente tutte quelle parti della legislazione di prevenzione siano realmente rispettate. I piani anticorruzione sono una cosa utilissima, ma se vengono gestiti come gli ennesimi piani che vengono fatti dagli enti locali non servono assolutamente a nulla, sono carte e basta. Se nessuno controlla che la rotazione negli uffici sensibili avviene, se nessuno controlla il modo in cui viene effettuata la pubblicità per esempio degli appalti, sappiamo benissimo dove si nasconde per esempio l'infiltrazione degli appalti. Noi facciamo il bando di gara, il massimo ribasso. Quando però andiamo a verificare effettivamente quanto è stato pagato, l'appalto vinto all'origine rispetto alla conclusione sono due mondi completamente diversi. Sarebbe importante che per esempio si sapesse, mettendo sui siti in modo leggibile, perché si possono mettere le cose sui siti senza che nessuno riesca davvero a leggere quello che c'è scritto. Allora io credo che l'attività di prevenzione sia il modo vero per provare a intervenire sulla corruzione, ovviamente cercando di controllare all'interno degli enti non solo locali ma di tutte le pubbliche amministrazioni. È un compito fattibile tramite questa autorità prevista dalla legge 190? Non lo so, lo verificheremo. Le norme sono stabilite come al solito in modo molto generico, si tratterà di andare a verificare il modo in cui riempirle in concreto e si tratterà anche di chiedere
a chi dice di voler investire sull'anticorruzione le modifiche che sono necessarie, perché poi lo verificheremo nei fatti se si vuole investire come meccanismo anche di immagine del Paese sull'anticorruzione. Quindi io credo che la prevenzione in tema di corruzione possa funzionare. Possa funzionare, se mi si consente, anche espellendo i corpi non sani. Oggi per esempio la legge prevede espressamente che i soggetti condannati, in qualche caso anche in primo grado, non possano esserci all'interno delle pubbliche amministrazioni. Quanti invece ce ne sono ancora? Tantissimi. Quanto si può lavorare in questo senso per motivare chi si è comportato bene e che si veda invece scavalcato da soggetti che sono stati inquisiti, persino in qualche caso condannati? Allora, su questo profilo la scommessa dell'autorità anticorruzione è lavorare sulla prevenzione. Ma mi faccia dire solo una battuta invece sui temi che riguardano l'antimafia. Io ho fatto parte della commissione Garofoli, da stamattina è stata, diciamo, lungo evocata in modo critico, in modo, diciamo, più o meno adesivo. Qual è l'idea anche in questo caso dell'intervento sul tema dell'antimafia? Io credo che un'antimafia moderna, una politica dell'antimafia moderna debba provare davvero a spostare l'obiettivo. Cioè spostare l'obiettivo nel senso di porsi maggiormente nell'attenzione rispetto a quelli che sono i meccanismi di prevenzione. Dirò di più. Io credo che si possa fare antimafia moderna anche utilizzando strumenti che apparentemente con l'antimafia c'entrano poco. Io sono convintissimo che le modalità di gestione dei beni confiscati siano un modo di fare antimafia. Se i beni confiscati tolti ai mafiosi portavano posti di lavoro che sappiamo come venivano gestiti, spesso posti di lavoro dati agli stessi mafiosi, e lo Stato che interviene fa fallire sistematicamente le aziende, siamo ad oltre il 90%, qual è l'immagine che dà nei territori? Che non è in grado nemmeno di fare quello che fa la mafia. E allora la gestione dei beni confiscati non è solo un problema di efficienza, è anche un problema di metodo nella lotta alla mafia. Se riusciamo con i beni confiscati a dare le alternative, se i beni confiscati vengono un po' meno utilizzati per aprire ludoteche o centri per anziani e sono più utilizzati per fare start-up di attività economiche, forse anche la gestione dei beni confiscati può essere utile. Allora mi faccia dire, se n'è andato il Presidente della Commissione Antimafia, che io credo che invece sarebbe opportuno fare prima la riforma, prima di nominare i nuovi vertici dell'Agenzia dei Beni Confiscati. L'Agenzia dei Beni Confiscati è stata una grande intuizione. Ma cosa servirebbe oggi rinominare un commissario per una gestione che si sa fin dal primo momento che sarà una gestione provvisoria? Si è detto non facciamo il decreto legge per il 416-ter, benissimo, ma forse il decreto legge si potrebbe fare su questo tema, visto che oggi viene considerato un'emergenza, visto che tutti riconosciamo che il tema vero della gestione dei beni confiscati è uno degli argomenti principali su cui lavorare. Oggi nominare un commissario con quei presupposti delegittimerebbe lo stesso commissario che viene nominato. E ben venga l'aumento della platea. Sia chiaro, io credo che sia molto meglio che, diciamo, non sia necessariamente un pubblico dipendente a fare il direttore dell'Agenzia dei Beni Confiscati. Un buon manager può essere una soluzione, ma si deve ampliare la platea rispetto a quella che fu la logica della legge vecchia. E un'ultima indicazione che veniva dalle cose dette stamattina, molte delle quali sono state già oggetto di riflessione. Io credo che c'è un tema che va posto anche per la politica antimafia, lo dico in modo provocatorio. Dobbiamo tornare all'idea che la legislazione antimafia si deve occupare di mafia. Abbiamo utilizzato troppo spesso la legislazione antimafia per occuparci di cose che mafia non sono. Lo dico da soggetto che ha fatto nella sua vita solo il pubblico ministero prima di arrivare al massimario e quindi tutto sommato anche contro i miei interessi. Ma come cittadino io non sono garantito dall'idea, per esempio, che oggi le misure di prevenzione antimafia possono essere applicate per qualunque tipo di reato. Io sono dell'idea che per esempio si possa lavorare su misure di prevenzione per esempio connesse alla confisca allargata per molte ipotesi di reato, ma lì dove c'è una sentenza di condanna. L'idea di far passare, così come è passata oggi nella giurisprudenza ormai sicura delle sezioni unite della Cassazione, la possibilità che per qualunque reato si possa applicare sequestro e confisca antimafia allo stesso modo in cui aveva senso occuparsene per la mafia, è una cosa su cui bisogna riflettere. Lo diceva stamattina il procuratore Pignatone, lo ha ripreso in parte Franco Roberti.
per esempio prevedere che la pedopornografia sia competenza delle direzioni distrettuali ha veramente senso? Oppure prevedere che il traffico di rifiuti senza aggravante dell'articolo 7 sia competenza delle direzioni distrettuali ha veramente senso? O è un modo di pensare di esportare una legislazione speciale che aveva senso per le mafie ma che ha molto meno senso per altri reati, per una logica che è quella semplicemente della pubblicità, cioè di un modo di rassicurare indipendentemente da quelli che sono i risultati?